Bene, adesso Adele è arrivato il momento del progetto Arvici. Guardiamo insieme l'ultima puntata dedicata alla banda di Ortona. Tu dar-me.
un periodo molto particolare nella città di Ortona, perché è l'inizio, diciamo, della stagione e quindi è un momento di rinascita della città, tant'è che la decisione di fare la festa del perdono in quella prima domenica di maggio era proprio motivata quando fu stabilita una bolla papale di farla in quel periodo, perché era il momento in cui iniziavano le attività commerciali, che erano quelle che regolavano e regolano tutto l'andamento paesano commerciale della città. Il momento della festa del perdono è articolato soprattutto in due momenti particolari. Il perdono, cioè l'indulgenza plenaria che viene concessa ai fedeli che visitano la tomba di San Tommaso Apostolo nel giorno della domenica di perdono, e nel corteo delle chiavi del sabato di perdono, che è un momento molto particolare, perché bisogna sapere, dunque, le ossa dell'Apostolo San Tommaso vennero in Ortona come bottino di guerra da parte del navarca Leone Acciaiuoli, che le prese nella basilica di Chios, nella chiesa di Chios dedicata appunto a San Tommaso. Chios è un'isoletta che sta in Turchia, praticamente nel mare Egeo, e per portarle come preda del bottino di guerra in Ortona. Parlo volentieri di questo, del perdono di San Tommaso, perché siccome nel periodo dal 1600-1800 la diocesi di Campli era unita alla diocesi di Ortona, c'è una grossa devozione nel teramano nei confronti dell'Apostolo San Tommaso. E questi devoti del teramano, soprattutto dalle parti di Campli, eccetera, che venivano appunto all'ostensione del busto del santo in Ortona, partecipavano alla festa del santo, all'ostensione, proprio per effetto di una promessa che faceva a queste devote il loro sposo il giorno del matrimonio. Cioè qui nel teramano regalavano a queste devote, queste spose, una collana di corallo, un corallo rosso di grosse dimensioni, e lo sposo assumeva l'impegno di portare la sposa alla festa del perdono di San Tommaso ad Ortona. Come poi è tutto legato il nostro territorio. E quindi c'era appunto questa devozione, che queste persone che noi venivamo chiamate le zie Anne, erano queste donne che dormivano nella chiesa del santo tutta la notte di sabato di perdono, fino ad aspettare appunto l'ostensione e poi la processione della domenica successiva del perdono. Thank you.
Nel 1400, in quegli anni lì, un canonico della cattedrale, insieme con alcuni notabili di Ortona, ruba le ossa del santo per rivenderle a dei commercianti di Venezia. Fu scoperto e fu imprigionato e a quel punto si decise di proteggere le ossa, il busto e le ossa del santo con uno scrigno con 5 chiavi. Una di queste chiavi veniva conservata nel comune e quindi il sabato del perdono, il corteo delle chiavi, è proprio il trasporto di questa chiave dal municipio alla cattedrale per consentire appunto l'apertura del busto e l'ostensione al pubblico della pubblica venerazione delle ossa di San Tommaso. Noi la ringraziamo per averci regalato questo spaccato della nostra storia così, così sentito, no? E che insomma che vi lega così, così fortemente a questo santo patrono. E io direi che in questo momento di andare a dare spazio all'ultima esibizione della banda della città di Ortona. Io vi ringrazio per averci tenuto compagnia tutta questa settimana e ovviamente è doveroso anche ringraziare il Comune di Montorialbo Mano che ci ha ospitato presso il Cineteatro Tonino Valeri, tutti voi che ci seguite da casa, ma ricordiamo che potete anche andare a rivedere tutta la settimana sul nostro YouTube di pomeriggio. E non solo, io volevo ringraziare anche tutti i nostri tecnici che sono Mario Giacchetta, Maurizio Milione, Lorenzo Di Giovine e Nico Centurame, ma anche e soprattutto i nostri autori e quindi Filomena Tornese, il maestro Filomena Tornese e il coautore Loris Catturar che infondono tantissima della loro passione e della loro professionalità perché questo progetto possa andare avanti, e naturalmente il nostro direttore artistico Luciano Di Luigi che è il cuore e la mente di questo progetto. Quindi io rinnovo il ringraziamento per averci tenuto compagnia questa settimana, rinnovo i miei complimenti perché siete stati veramente veramente meravigliosi e ascoltarvi è stato un grandissimo piacere, e ci andiamo ad ascoltare l'ultima parte del concerto della banda di Ortona.